Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostro come preparare l'impasto base per quanto riguarda il polpettone, le polpette, il tramezzino, eccetera. Gli ingredienti che andrò ad utilizzare sono 400 g di tritato, un misto tra maiale e vitello, del pane raffermo, saranno circa 80 g. Sale quanto basta, del latte per ammorbidire il pane raffermo, due uova intere e del grana padano grattugiato. Se non avete il pane raffermo, potete sostituirlo con il pan grattato e in quel caso non è necessario il latte. Inizio nel mettere il latte all'interno della ciotolina con il pane. Lascio per 2 minutini. All'interno di un'altra ciotola vado ad inserire il tritato, poi metto le uova. Aggiungo il sale. Grana padano grattugiato. Prendo la ciotolina con il pane messo in ammollo con il latte, lo strizzo bene in questo modo, vedete? Lo lavoro in questo modo e siccome io non ho messo tanto latte, ma giusto quello che serviva per far ammorbidire il pane, inserisco tutto il composto all'interno del tritato con le uova, il sale e il grana padano, vedete? Così lo inserisco tutto all'interno e adesso lavoro il tutto. Se dovesse risultare asciutto, aggiungete un pochino di latte. Se invece dovesse risultare più morbido, potete mettere un po' di pan grattato. La consistenza che dovrà avere l'impasto è questo qua, vedete? Né troppo molle e neanche troppo duro. È il mio impasto base per polpettone, polpette, tramezzini, di carne, eccetera, eccetera. È pronto. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.